Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre con la vostra Raffi alla grande. Ragazzi, oggi sempre a base di zucca, perché è il periodo delle zucche ed è veramente buona e fa bene, andremo a fare un buonissimo risotto zucca speck e scamorza affumicata, raga, veramente da leccarsi i baffi, ed è facilissimo anche da fare. Partiamo subito con i nostri ingredienti. Allora, in padella andiamo a mettere un filo d'olio extravergine, ovviamente. Andiamo a mettere un 20 grammi di cipolla tritata. Inserite la cipolla. Che dobbiamo fare adesso, a parte la giratina, andare a inserire 400 grammi di zucca che abbiamo fatto a pezzettini. Poi, ragazzi, mi raccomando di fare o del brodo vegetale, un paio di litri, o del brodo di dado. Io in questo caso ho fatto il brodo di dado. Andiamo a inserire un mestolo del sale. E facciamo appassire la nostra zucca. Mentre stiamo facendo appassire la nostra zucca, guardate, nello stesso momento mettiamo una pentola con un filo d'olio extravergine e poi andiamo a inserire, io in questo caso farò il risotto per 6 persone, 500 grammi di riso. Ci diamo una giratina e lo facciamo tostare. Una volta che l'abbiamo fatto tostare, andiamo a inserire 100 grammi di vino bianco e facciamo sfumare. Una volta sfumato, andiamo a inserire 100 grammi di speck a pezzetti e poi piano piano andiamo ad aggiungere il brodo e facciamo cuocere. Ebbene, una volta che vediamo che la nostra zucca si è fatta, spegniamo il fuoco. Noi siamo ancora in fase di cottura, stiamo aggiungendo ancora il brodo. Prendiamo un frullatore, un mixer, ovviamente che è resistente al calore. Andiamo a inserire tutto dentro e andiamo a frullare. Bene, ottenuta una buonissima purea. Andiamo a inserire tutto dentro e continuiamo sempre a girare e ad aggiungere il brodo fino a quando il nostro risotto è pronto. Ragazzi, mi raccomando, assaggiate per vedere se è buono di sale. Se vedete che è ancora dolce, inserite un po' di sale fino. Ebbene, siamo quasi in fase di arrivo. Adesso, prima che spegniamo il fuoco, andiamo a inserire 2 bei cucchiaioni di formaggio, ci diamo una giratina, inseriamo 100 grammi di scamorza affumicata che abbiamo fatto a dadini, la facciamo sciogliere per bene e poi due sono le opzioni: o mettere un cucchiaio di burro o in questo caso, come farò io, un bel cucchiaione di formaggio spalmabile. Quindi diamo la cremosità a questo buonissimo risotto alla zucca. Siamo arrivati all'arrivo. Guardate che cremosità. Spegniamo il fuoco e adesso siamo pronti ad impiattare. Guardate un po', raga, che bontà. Che ne dite di questo buonissimo risotto con speck scamorza affumicata alla zucca? Detto questo, non mi rimane che salutarvi, augurarvi un buon appetito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!